Buongiorno e bentornati a una nuova video intervista di Policy and Procurement in Healthcare che si inserisce nel focus dedicato al DM71 che ormai è stato ribattezzato DM77-2022 dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale lo scorso 22 di giugno. È pleonastico ricordarlo a chi si occupa di salute, ma lo facciamo a beneficio di quanti non fossero proprio aggiornati in questa materia. Il DM77 stabilisce i contorni della nuova sanità territoriale che si andrà poi ad attuare in Italia, non solo, ma anche in virtù dei fondi europei che verranno stanziati sulla base del PNRR. Alla luce di questo decreto, oggi approfondiamo gli aspetti che riguardano uno dei professionisti sanitari maggiormente coinvolti nell'assistenza sanitaria sul territorio, che è l'infermiere. E lo facciamo insieme al dottor Nicola Drauli, che è consigliere nazionale FNOPI, Federazione Nazionale dell'Ordine Infermieristici. Buongiorno e grazie di essere con noi. Buongiorno a voi. Allora, dottor Drauli, tra le novità principali del DM77, naturalmente c'è la figura dell'infermiere di famiglia e di comunità. Dovrebbe ricoprire un ruolo davvero centrale, quasi un pivot, per usare un termine sportivo, di collegamento tra tutti gli altri professionisti che operano nelle strutture sanitarie, e ciò a prescindere dalla complessità della struttura. In dettaglio, però, come cambierà il vostro lavoro, in ambito territoriale? Se si parla di infermieristica di famiglia e comunità, facendo un'estrema sintesi, si parla sostanzialmente di un professionista che ha una popolazione di riferimento, che è quindi riconoscibile a una serie di assistiti. Gli assistiti chiaramente conoscono e quindi sono in grado di contattare un professionista di fiducia e con questo instaurare tutta una serie di attività, tra le cui principali novità devono esserci sicuramente la capacità di ricompattare i servizi frammentati che sul territorio sono ancora tali e quello di fare una prevenzione che non sia solo sul singolo, ma anche sulla famiglia e sulla collettività. Detto questo, in alcune realtà già questo modello di lavoro esiste da tempo, quindi non è una novità, in altre va implementato, in altre ancora è del tutto assente. Ecco, un'altra tra le varie novità, sempre della DM77, vi sono le cure domiciliari, perché la casa, insomma, anche a valle del Covid, l'abbiamo visto, deve diventare sempre più il centro delle cure primarie. E l'assistenza sanitaria domiciliare, quindi, diventa in primo piano. In quest'ottica, cosa riguarderà l'infermiere? L'infermiere, il domicilio della casa della persona diventa un setting di cura ideale. Si troverà sicuramente sia in un livello reattivo di intervento nelle cosiddette ADI, l'assistenza domiciliare integrata, ma si troverà anche, come descritto nel PNRR, nel DM77, nelle attività di continuità ospedale-territorio, quindi in quella capacità anche di organizzare i percorsi, di integrarli, di metterli in rete, e non necessariamente quando si deve pensare al domicilio si deve intendere solo il luogo casa, perché ad esempio la creazione di ambulatori infermieristici territoriali di prossimità sicuramente offriranno tutta una serie di risposte che sono sul territorio, non dentro la casa della persona, ma vicino alla casa della persona, senza, ecco, costringerla ad andare nei presidi ospedalieri, a prolungare delle degenze o addirittura a fare dei day hospital per qualche cosa che si può fare fuori dall'ospedale. Ecco, una particolare enfasi la DM77 la pone sulle cure palliative, quindi che comunque si avvalgono di una rete e che deve essere in grado di farsi carico di prendere in carico il malato, ma anche la sua famiglia, insomma, il suo entourage, caregiver e via discorrendo. Quindi non soltanto in ambito ospedaliero, ma anche in ambulatorio, in ambito domiciliare e negli hospice. E quando si parla di cure palliative, la figura di primo piano è proprio l'infermiere. Cosa ci può dire in questo senso? Allora, l'infermiere è una figura rilevante all'interno dell'equipe, questo vale sia sul territorio come sulle cure palliative. Le cure palliative poi sono un ambito che non ha solo a che fare con la cura, ma veramente con l'esigibilità dei diritti delle persone, perché è veramente un tema che va veramente sostenuto, incoraggiato ed implementato perché non sempre la rete delle cure palliative è così diffusa. L'infermiere in questo caso svolge un ruolo predominante per due motivi. Uno, perché all'interno dell'equipe ha un livello di
relazione con la persona molto profondo, molto importante, e nell'ambito di cure palliative la conoscenza profonda della persona determina anche interventi adeguati ed appropriati, e in secondo perché la filosofia delle cure palliative, che non è quella di una cura che tenda alla guarigione, ma di una cura che tenda al benessere, al comfort della persona, ritrova l'assistenza infermieristica a pieno titolo. Ecco, abbiamo visto insomma che la figura dell'infermiere sarà contraddistinta da parecchie insomma novità anche importanti. Però ci viene da chiederle se la categoria è pronta in qualche modo ad affrontare questo. Mi viene da pensare, c'è formazione da fare anche in virtù nell'ottica di affrontare questi nuovi ruoli, c'è una remunerazione da definire. Cosa manca? Allora, partendo dal fondo, la remunerazione da definire? Assolutamente sì. Cioè, gli infermieri sono una categoria professionale tra le meno pagate rispetto ai nostri corrispettivi europei, quindi assolutamente c'è un ritorno economico che è mal calibrato e ingeneroso a livello generale. Detto questo, però, il livello formativo per noi è fondamentale. Noi stiamo lavorando in maniera molto avanzata e molto serrata per far riconoscere una formazione specialistica anche e soprattutto su settori come quello della sanità territoriale e delle cure primarie, perché il modello per cui un infermiere vale un infermiere e che sia totipotente ovunque è un modello che non regge più. Ecco, quindi noi abbiamo bisogno sì di riconoscimento economico, ma abbiamo bisogno ancora in maniera importantissima di un riconoscimento delle competenze in maniera formalizzata. Ecco, in chiusura una domanda di carattere più generale, una valutazione dal vostro punto di vista di operatori sanitari del decreto pubblicato ormai in Gazzetta Ufficiale. Cosa resta da fare poi per darne una reale attuazione, non soltanto rispetto alla vostra categoria, ma anche alle altre professioni sanitarie con cui voi interagite? Chiaramente deve esserci un osservatorio puntuale, preciso e costante sugli standard. In questo senso i LEA dovrebbero orientarsi anche in questo, quindi sul rispetto del DM77, anche andando a valutare gli aspetti qualitativi, anche se ci rendiamo conto che parlando di LEA è una questione un po' difficile, ma che ci siano dei LEA in grado di misurare l'assistenza infermieristica, in grado di misurare il rispetto degli standard del DM77, magari anche la qualità degli interventi, perché il 10% di ADI vuol dire tutto e non vuol dire niente, perché non è detto che fare il 10% di ADI significhi riformare la sanità territoriale. Ecco, questo quindi sì, è un tema su cui dovremo lavorare e vigilare in maniera importante. Benissimo, insomma è un tema che naturalmente non si esaurisce con questa mia intervista, perché vedremo gli sviluppi nei prossimi mesi a valle della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Ringraziamo il dottor Drauli per essere stato con noi e alla prossima. Grazie a voi, grazie a voi. Arrivederci.